di fronte a potenziali cambiamenti forti, lo schieramento è uno schieramento da tifosi, o si fa il tifo per una squadra o si fa il tifo per l'altra. E quindi o il cambiamento, quello che probabilmente capiterà, ti piace, oppure no. Allora è meglio schierarsi perché poi le idee che ci vengono sono il frutto del fatto che ci mettiamo in uno di questi inquadramenti del problema. A me i cambiamenti esponenziali e forti mi piacciono. E quindi alcune delle cose che magari ci diremo vanno tutti nella direzione del, ovviamente, mi dispiace molto che sia capitato una cosa come una pandemia che ha causato lutti, e tra l'altro nella nostra regione tantissimi, ma se ci dà l'opportunità di cambiare in modo forte, anche in modo paradigmatico, cioè che alcune cose che prima facevamo, che reputavamo buone, diventano cattive e viceversa, perché questi sono i grandi cambiamenti, secondo me non è male. Verso il futuro sono più auspici che previsioni. Allora, io auspico che alcuni orientamenti strategici dell'Europa vengano mantenuti. Green e digital. Auspico che alcuni elementi esponenziali delle crisi si mantengano perché consentono di fare cambiamenti. Tutta la vicenda digital in 3 settimane, un sacco di persone nel nostro paese, probabilmente più della metà dei lavoratori, più di 10 milioni di persone, si è abituata a lavorare in remoto, magari anche attraverso costrizioni, usando tecnologie che prima non usava. Tutti quanti abbiamo imparato a usare 4-5 piattaforme in una settimana e non abbiamo dovuto fare 21 corsi. Sull'aspetto green, per parlare di noi, o più vicino a noi, alla nostra regione, forse dovremmo un po' ripensare alla costruzione delle città e anche alla mobilità in città. E io penso che saranno tutte cose positive. Dovremmo anche un po', io credo, ripensare davvero in termini poi preciserò, filosofici, alla sanità. E quindi dovremmo un po' ripensare alla logica della ospedalizzazione, e questo non è un tema, io credo, per specialisti. E vengo sul tema del futuro a chiudere il mio pensiero. Se dobbiamo riflettere, appunto, in termini futuri, dobbiamo pensare che gli scienziati, qualsiasi tipo di scienziato, da sempre si occupa del che cosa? Dà conto di un fenomeno. Ci dice perché stiamo bene, perché stiamo male. No, ci dice quanto stiamo bene, quanto stiamo male. Il tema perché succede qualche cosa non è un tema da scienziato, non perché non siamo in grado, perché è un altro mestiere. E perché succedono i fenomeni è un tema che ha a che fare con politici, che devono comprendere i perché e modificare gli assetti della società in virtù dei perché che hanno compreso. Fa parte del pensiero dei filosofi, quando il fenomeno sarà meno acuto, riportiamo attorno ai tavoli della decisione politici, filosofi, poeti e questo tipo di persone, perché non sarà la scienza che definirà il nostro futuro. La scienza sarà un alleato sublime. Ma non determinerà come vogliamo vivere in termini sociali. Quello che noi pensiamo è che i fenomeni esponenziali nei prossimi anni non diminuiranno. Io ho paura di quello che da qualche giorno sto chiamando rococò burocratico, e sarà la nostra vera malattia, alla quale dovremo trovare un vaccino importante, nostra vera malattia europea. Noi siamo il luogo delle norme. Ma credo che noi dovremo diminuire il numero delle norme e immettere nel sistema, che è una cosa difficile, facile dirlo qua adesso davanti al computer, ma immettere nel sistema più fiducia. Lo devono fare i lavoratori dentro le aziende, i manager dentro le aziende, probabilmente anche a livello pubblico bisognerà provare a mettere più fiducia nel sistema perché governare grandi flussi, complessità crescenti con normative, credo che sarà ancora più difficile in futuro. Secondo me non torneremo indietro, ma i cambiamenti dovranno essere sulle modalità attuali parecchio diverse. Allora, io non credo che attualmente sia aumentato lo smart working e aumentato il lavoro coatto remoto.
Siamo stati costretti a stare a casa a lavorare, non è smart working. Certo, la modalità, abbiamo usato la legge del 2017 sullo smart working per consentire ad aziende di mantenere a casa i lavoratori facendoli lavorare, questo benissimo, è stata una cosa wow. Perché anche qui la relazione tra posto e lavoro è sempre stata importantissima nella storia. E il rischio di mandare i lavoratori dentro casa può portare un beneficio di produttività, ovviamente per l'abbassamento dei costi della generazione del valore. Il punto è se rimandiamo il lavoratore a casa, gli diamo degli oneri che non sono suoi, prima cosa. E seconda cosa, c'è un rischio a competitività, non produttività. La competitività è la funzione, si alimenta molto con la capacità di essere innovativi, e essere innovativi in remoto e distanziati, vabbè, io sarò un uomo vecchio, ma non funziona. Bisogna tenere le persone insieme. Questo vale anche per la scuola, per esempio. Si può in alcuni periodi provare a imparare qualcosa da casa, ma non stiamo parlando di addestramento. Un ragazzino di 7 anni non lo stiamo addestrando, stiamo costruendo un adulto capace di convivere con le nostre regole sociali e quindi deve stare in gruppo. Abbiamo bisogno di essere in gruppo per produrre innovazione. In un paese come il nostro, con scarse risorse naturali, l'innovazione è tutto. Quindi, se guarderemo troppo la produttività, forse ci piacerà molto anche dal punto di vista della microeconomia lo smart working. Se guarderemo alla competitività, proveremo a fare dei mix tra lavoro in presenza, in gruppo e lavoro distanziato. Le persone sono contente? La nostra popolazione è spostata verso quadri e dirigenti. Dei figli a casa sono una risorsa, non sono un impedimento. In termini di gradimento e di efficienza, sei più efficiente che in ufficio, così no, allo stesso modo o meglio. Hai tecnologie sufficienti per lavorare anche per persone che era la prima volta che erano in una situazione di remote working? Erano tutti... Ok, di cose negative francamente non ce ne erano. Non nella percezione di chi fruisce della possibilità e anche dal punto di vista contrattuale e delle negoziazioni sindacali, le porte sono spalancate. Non credo che ci sarà difficoltà. Qualcosa che riguarda la catena del valore che è legata all'e-commerce ci sarà. E quindi compreremo di più in e-commerce, però per esempio per i retailer non credo che sarà un grande problema, soprattutto per i grandi marchi, perché penso che le persone continueranno a orientarsi andando nei negozi e poi magari compreranno online, quindi non c'è una differenza. Forse cambieranno i negozi, diventeranno più dei luoghi spettacolari che devono attrarre il pubblico per far vedere l'offerta e poi però compreremo online. Questo modificherà alcune cose nella logistica, ma mi sembrano cambiamenti, come si dovrebbe dire, un po' sottosistemici, non veramente di grande natura. Forse una delle cose che dicevamo prima, ripensare un po', anche se è una cosa che va molto avanti, alla struttura delle città e quindi del vivere comune, quello può e quindi degli spazi, quello può essere una cosa che poi influenza anche la modalità di consumare tante cose, tra cui il trasporto e così via. E l'altro tema, io penso qua è importante per il nostro paese, è la ricerca. E quindi fare in modo che alcune comunità, e io lo penso vicino alle città, siano anche luoghi di aggregazione della scienza e quindi luoghi di aggregazione di scienziati. Per Milano è facile dirlo, però un paese come l'Italia può avere 3-4 poli di questa natura, di forte aggregazione di competenze scientifiche, non solo, ma a partire da scientifiche. Aggregare punti di conoscenza vuol dire anche attrarre giovani. Qui la nostra regione, la nostra città può far molto. Il rischio sullo stare vicini e lontani dovremmo superarlo in fretta, perché quello è un nemico,
Distanziare le persone è una cosa, succedono cose quando si distanziano le persone, e meglio di no. E quindi adesso ovviamente è necessario, poi tra un po' lo sarà un po' meno e staremo vicini, quindi i poli di aggregazione scientifica con tante persone lì dentro, perché è davvero l'osmosi del pensiero che poi, e della vicinanza fisica, perché è fisica, che garantisce lo scambio. La battaglia tra accentramento e decentramento è una battaglia secolare che non si è mai risolta, nel senso che a fenomeni di grande accentramento dei poteri sono succeduti fenomeni di decentramento. Questo è anche il tema dentro l'Europa. Secondo me la struttura, il rapporto centro-periferia che c'è in Italia non è affatto male. Io non sono un costituzionalista. Però non è affatto male. In Europa abbiamo bei modelli di equilibrio centro-periferia. Poi, naturalmente, che cosa succede? Succede che, ad esempio, che il governo centrale prende delle decisioni che vanno sopra le autonomie regionali, come è capitato. Nel mio discorso di prima, cosa c'è di male in questo? Non c'è niente di male se il fenomeno è acuto e il bene collettivo in quel momento deve essere presidiato rapidamente. Per quanto tempo si può fare? Oppure nel dibattito di questi giorni, per quanto tempo si può andare avanti con il PCM? Poco tempo. Quant'è il tempo giusto? Poco. Poi poco è un mese, poco è 5 mesi, questo è difficile, però è una dialettica. Mi sembra che il paese sia stanco. Il paese o le sue espressioni, naturalmente politiche, mediate, perché non è che facciamo un sondaggio. Però l'idea è vai in Parlamento e discutilo, per esempio. Oppure guarda che il fenomeno ha avuto differenti livelli di acuzie nel paese, ma molto differenti, di cui secondo me si parla troppo, ma troppo, ma troppo poco. E quindi norme uguali per fenomeni differenti, urca. Però è questa dialettica centro-periferia. A me sembra che le nostre istituzioni abbiano sulla carta tutto per regolare bene questo meccanismo. Quando è quel tempo, è funzione della dialettica. Naturalmente chi le subisce deve reagire, dice no, non voglio che tu mi metta delle regole, l'altro dice no, ma la situazione è veramente grave, no, ok, ci sta. Cioè, io sarei molto preoccupato se tutti i poteri regionali fossero sempre così d'accordo col potere centrale. Si chiama la democrazia, perché penso che in questa dialettica poi salti fuori la decisione migliore. L'importante è che non si ritardi la decisione. Perché se si ritarda la decisione, in cose come questo possono succedere cose gravi. In generale, io dal punto di vista finanziario mi sembra stiano lavorando benissimo. L'Europa ha lavorato bene e è passata sopra ad alcune cose e alcuni paesi sono passati sopra alcune cose che sembravano impossibili. L'aspetto positivo è che forse alcuni cambiamenti e alcuni comportamenti un po' furbeschi all'interno dell'Europa dovranno diminuire. Nel nostro caso l'aspetto fiscale sarà importante. Il secondo aspetto che io temo è che il forte impianto finanziario per superare la crisi economica metterà forse nei prossimi 3-5 anni in secondo piano uno dei due grandi temi della von Leyen, cioè il tema green, che sono il mio pensiero, perché credo che si farà fatica a tenere insieme l'aspetto di crisi economica. L'aspetto digital, che invece proprio per le cose capitate magari prende un'accelerazione, quello green magari verrà messo in secondo piano. Se verrà, beh, poi le risorse sono sempre finite, se però andrà in secondo piano, io credo che sarà un errore strategico, perché invece io credo, anche qua a parere personale, non abbiamo nessuna evidenza nostra, che se dovessi scegliere tra i due temi, io preferirei quello green rispetto a quello digital. Perché quello digital passerà, passerà sicuramente, a parte ci sono elementi strutturali o anche infrastrutturali, però passa, culturalmente passa.
quello green farà più fatica a passare e quindi magari vivremo in un mondo meno buono, quindi quando gli accordi al 2030 non saranno così rispettati, e io penso che questo, se fosse così, il rischio di nuovi fenomeni sanitari aumenterà. Noi abbiamo una nostra piattaforma, si chiama Meridiano Sanità, e quindi teniamo sotto controllo vari elementi in relazione con le aziende del settore farma e anche con le autorità territoriali, il Ministero della Salute e così via. Guardiamo quali sono i macro fenomeni e da SARS, ma anche prima, gli scienziati dicevano che il rischio di sviluppo di un virus e anche della sua esplosione pandemica era più alta in questi anni proprio per fenomeni sotto gli occhi di tutti, lo spostamento delle persone da un continente all'altro. Siamo molto più bravi che in passato a costruire vaccini, c'è molto più network tra i punti scientifici del mondo che consentono, come stiamo vedendo anche in questi giorni, ma la velocità di costruzione del vaccino non potrà mai bloccare una pandemia. Le ultime si sono bloccate per fenomeni naturali. Quindi si sapeva di questa cosa, però saperlo non sai mai quando capita.